Bene, un saluto a tutti quanti i nostri amici di Android Blog. Quest'oggi stiamo facendo questo versus molto interessante tra l'LG G2 e il Samsung Galaxy S4. Ho trovato entrambi i telefoni molto reattivi, fluidi e davvero degli ottimi, ottimi prodotti. Non abbiamo nessun tipo di problema sia con la navigazione Wi-Fi che la navigazione satellitare, non abbiamo alcun tipo di problema anche nella ricezione e nella qualità delle chiamate. Per quanto riguarda invece le cose dove vorrei andare un attimino a parlare, direi di partire quindi subito dalla fotocamera. Entrambe le fotocamere sono direi particolari e hanno al loro interno delle particolarità che rendono questi due telefoni unici e particolari. La fotocamera del G2 ci permette di settare alcune opzioni, per esempio lo scatto al CIS, quindi praticamente parlando si permette di scattare la foto, cosa che è disponibile anche sul Galaxy S4: la luminosità, la messa a fuoco, la risoluzione, l'ISO, il bilanciamento, l'effetto colore, il timer, la rilevazione GPS quando si fa la foto, il tono scatto, il tasto del volume. È possibile mettere anche la fotocamera frontale e è possibile, vabbè, poi selezionare il flash e scegliere il modo. Quindi anche in questo caso abbiamo la possibilità di normal, shot and clear, tono dinamico, panorama a 360 gradi, multiscatto, fotoritocco, sport, notte, modalità intelligente, fotocamera doppia. Quindi particolare anche questa che ci permette praticamente di fare un po' una sorta di foto stile il Samsung Galaxy S4, visto che anche sul Galaxy è presente questa opzione, come anche tante altre opzioni che ora andiamo a vedere. Dimensioni foto, scatto multi, rilevamento volti, misurazione, antivibrazione, modalità notte auto, più posizione, verifica, tasto volume, autoscatto, linee guida, più valore di esposizione, più tutte le altre possibilità con il quale si possono andare a modificare i nostri sfondi delle foto. E soprattutto si può andare anche in questo caso ad inserire un bollino con una doppia foto o un doppio video. Quindi è stata ripresa anche questa situazione da LG e già che ci siamo, quindi volevo farvi andare a vedere allora qualche foto che è stata scattata con il dispositivo, prima con il G2 e poi con il Samsung Galaxy S4. Quindi, per quanto riguarda il G2, andrei allora in fotocamera e nel frattempo prenderei anche le foto fatte con l'S4. Eccoci qua, giriamo i due telefoni. Perfetto, allora cosa dire delle foto che vengono realizzate da questi due dispositivi? A mio modesto parere siamo su dei livelli ottimi. L'unica differenza che io ho notato, non tanto forse nelle fotografie, ma per quanto riguarda lo schermo, che le foto e i video escono, specialmente le foto, con un colore un po' più vivi per quanto riguarda l'S4 rispetto al G2. Ma guardate questa macro, come anche andando a ingrandire su entrambi i telefoni non si perdono particolari dettagli, anzi sono più che buoni. Anche le foto in bianco e nero, direi che, scusatemi, in bianco e nero, in scarsa luminosità, direi che vengono molto bene. Forse quelle dell'S4 sono un minimo più precise. Andando invece a vedere un video. Ragazzi, benvenuti. Stiamo facendo un video quest'oggi con l'LG G2, quindi vediamo un pochino come si comporta anche andando a fare uno zoom. Direi che va fino a 8x, ma sgrana parecchio. Forse è meglio rimanere un pochino sul 3 o sul 4, dove non perde troppo di definizione. Per quanto riguarda invece l'S4, eccolo qua. Ragazzi, quindi stiamo realizzando questo video con il Samsung Galaxy S4. Vediamo quindi lo zoom. L'adattamento alla luce mi sembra ottimo. Devo fare anche uno zoom massimo. Allora, quindi direi che le due fotocamere, essendo entrambe da 13 megapixel, hanno varie particolarità, funzionano abbastanza bene e le foto sono di buonissimo livello. Per quanto riguarda poi, già che ci stiamo, volevo parlare di display e quindi andrei nelle nostre foto classiche di test. Eccole qui. E le andrei a prendere quindi anche sul G2, eccole qui, perfetto. Vedrei allora
una foto, ecco, qui si vede un po' di differenza perché il nero del G2 è un po' meno nero rispetto a quello dell'S4. Infatti, mi sembra che cioè proprio il nero del Samsung, a me convince da questo punto di vista, è un vero veramente nero. Poi, per quanto riguarda invece lo schermo bianco, diciamo che invece qui il discorso è un po' al contrario: c'è cioè un maggior bianco, un bianco più fedele alla realtà sul G2, un po' più tendente all'azzurrino per quanto riguarda l'S4. Mentre per quanto riguarda le foto colorate, direi nessun tipo di problema. Sono due splendidi schermi, un pochino più vivi i colori, come già detto prima, sul Samsung. Per quanto riguarda poi le prestazioni, direi che l'hardware siamo lì, abbiamo 2 giga di RAM, lo Snapdragon quad core da un lato a 2,26 GHz, l'altro a 1,9, ma direi che praticamente siamo lì. Il display è sempre un Full HD e un pochino più grande, 5,2 sul G2, però poi abbiamo i tasti sullo schermo che alla fine vengono a coprire quello 0,2 di pollici in più rispetto all'S4. Quindi siamo lì. Dal punto di vista estetico, oddio, a voi la scelta. Sinceramente, non sono telefoni che sul davanti forse è un pochino più stiloso il G2. Sul di dietro, sinceramente, a me non convincono nessuno dei due. Non mi piace questa posizione dei tasti del volume messi qui, che sono particolarmente scomodi. Per fortuna c'è la genialissima funzione Toc Toc che ci permette di dimenticarci del tasto di volume scusatemi, di accensione e di spegnimento. Per quanto poi riguarda alcune particolarità, abbiamo le Q-Slide Apps e il Quick Remote, che è presente però anche, si chiama Watch On sul Samsung Galaxy S4, e poi inoltre abbiamo la possibilità di parcheggiare con questo movimento delle dita praticamente. In questo modo abbiamo la possibilità di parcheggiare le applicazioni e poi richiamarle in questo modo, e quindi questa è una funzionalità che non abbiamo invece sulle Galaxy S4. Sull'S4 è stata già la 4.3, invece questo è ancora la 4.2.2. È stato preso Nox, è stato inserito Nox per la sicurezza del nostro smartphone, e poi tutte quante quelle funzioni di S4 riguardo i sensori, riguardo i movimenti delle mani, degli occhi, eccetera, che non sono presenti invece sul G2. Entrambi permettono di navigare sul web davvero in modo eccezionale. Direi quindi di aprire su entrambi Android Blog. Eccoci qua. L'S4 è arrivato, altronde è partito prima. E direi che tolto qualche lieve impuntamento, ecco, ok, perfetto. L'S4 ora in questo momento è proprio crashato, andiamo bene, vende il G2, direi che rimane particolarmente fluido. Facciamo ricaricare la pagina, forse ha avuto qualche problema. Il G2 mi sembra un pochino più fluido rispetto all'S4. Anche il doppio tap, come andremo a vedere ora, funziona un po' così così. Su Android Blog devo dire che il G2 fa un po' di fatica. Se invece andiamo su The Verge, nel frattempo che ecco qui, andiamo su The Verge, intanto vedete che anche il Samsung è arrivato. Sicuramente sono aperte più schede sul Samsung perché è il mio telefono personale, però per esperienza devo dirvi che sinceramente funziona un pochino meglio il G2 sul web. Andiamo sulla versione full site. Bene, direi che comunque The Verge è molto più fluido rispetto alla versione 4.2.2 sull'S4, mentre per quanto riguarda il G2 è arrivato e direi che anche qui la navigazione è di tutto rispetto. Vede il doppio tap come funziona bene ora su entrambi i telefoni. Guardate che differenza in questo caso di contrasto tra i due telefoni. Guardate come tende leggermente più all'azzurrino sul bianco rispetto all'S4 rispetto al G2. Direi quindi che abbiamo parlato anche di questo. Direi allora a questo punto di andare un attimino a parlare di audio e poi andremo a vederci, o meglio a giocarci a un gioco. Giocarci a un gioco magari non è proprio un termine corretto, scusatemi, ma andremo a provare quindi anche un gioco. Thank you.
L'audio non è male, sul G2 mi piace, non è altissimo, però comunque è di buona qualità perlomeno. Poi andremo a provare Asphalt 8, nel frattempo facciamo partire, ecco qua. La canzone è anche sull'S4. Direi che siamo su buoni livelli anche per quanto riguarda l'audio dell'S4, forse è un pochino più alto. Bene, detto questo, allora direi di andare a parlare di Asphalt 8 su entrambi i dispositivi. Li facciamo partire. Dove andrà a finire Asphalt? Vediamo un po', eccolo qua. Perfetto, sta partendo su entrambi. Li giriamo, visto che i giochi si giocano al contrario. Non fa niente, andiamo avanti. Facciamo a caso. Ok, non. Va bene, va bene, va bene. Ok, ho sbagliato io. Quindi partiamo prima con uno, poi con l'altro. Direi che i tempi di caricamento sono praticamente gli stessi. Partiamo magari prima con il G2. Speriamo che ci faccia vedere. Ok, ho sbagliato io, scusatemi, lo vedevo al contrario. Eccoci. Direi che la giocabilità è davvero buona, senza particolari problemi. Direi che siamo su ottimi livelli. Magari alziamo un po' il volume, che nel frattempo l'ho abbassato. Guardate com'è scomodo andare a trovare dove si trovi il volume su questo dispositivo. Non mi piace, la posizione dei tasti di volume messi là, secondo me, sono davvero scomodissimi. Però il gioco, devo dire che è fluido. Scusate che siamo usciti un attimo fuori fuoco. Dicevo che il gioco è fluido e quindi senza particolari problemi. Per quanto riguarda invece l'SE4. Eccoci qua, facciamo riprendi. Perfetto, direi che anche sull'S4 non abbiamo davvero alcun tipo di problema. Si può andare tranquillamente a usare il NOS, quindi a chiedere maggiore accelerazione grafica al gioco, che non abbiamo alcun tipo di problema. Quindi, cosa dire allora su questi due dispositivi? Diciamo che fondamentalmente le differenze principali sono forse due o tre. La prima è una memoria che nel caso dell'S4 è espandibile tramite micro SD, nel caso invece del G2 è di 16 giga come l'S4, ma non è espandibile, quindi vi tenete quella. E questa sinceramente mi sembra una scelta un po', come dire, un po' strana da parte di LG. Almeno avrei proposto una versione a 32, che invece in Italia non penso che arrivi. Per quanto riguarda le funzionalità, sono davvero particolari su entrambi i dispositivi. Belle la funzionalità del parcheggiare, del Tok Tok, delle Q-Slide, del Quick Remote. Ottime le funzionalità di Watch On sul Samsung Galaxy S4, di alcune funzionalità riguardanti all'Air Gesture e ai sensori. Quindi diciamo che a voi la scelta su quali due dispositivi può piacervi di più, visto che stiamo parlando di due top di gamma davvero di livello molto buono, direi eccellente. I costi sono praticamente ormai si sono livellati, anche se il G2 è uscito in teoria a 100 euro di meno, ma praticamente ora si trovano entrambi più o meno sui 500 euro, visto che l'S4 ha perso un po' di prezzo. Quindi a voi la scelta e ci vediamo quindi alla prossima versione, prossima recensione qui su Android Blog. Ciao.